It's a much easier bike to ride than any of the competition. We changed pretty much everything. So I would urge anybody who is interested to actually ride the bike and you will feel the difference. Triumph apre il 2014 con la nuova Thunderbird Commander, una poderosa moto cruiser che si fa notare per il suo stile muscoloso e potente. Bassa, lunga, con scarichi larghi e pedane comodissime, la riconosci subito grazie al doppio faro cromato, lo stesso che ha debuttato sulla mitica Speed Triple T509 nel 97. L'impronta terra è garantita dagli enormi pneumatici, da 140 mm di larghezza davanti e addirittura 200 dietro. Su strada la nuova Triumph si rivela facile, persino maneggevole, tra le curve del nostro test in California, tanto che le grandi pedane toccano spesso l'asfalto. È una moto unica, a partire dal motore. Il bicilindrico parallelo 1007 che ha 94 cavalli e una coppia esagerata, 151 Nm a soli 3500 giri. È il più grande al mondo con questa configurazione. La Commander ha un telaio in acciaio nuovo e una sella più bassa della Thunderbird standard. Il motore ha una risposta dolce al richiamo del gas, ma sa essere anche rapido in uscita di curva e chiama in causa di rado il cambio a 6 marce. Bello e profondo il rumore di scarico, ridotte le vibrazioni. La Commander va forte e pesa parecchio, oltre 340 kg con 22 litri di benzina, ma si ferma in poco spazio grazie all'ottimo impianto frenante con ABS. Due colori, rosso-nero, al prezzo di 17.590 euro.